Eder. Mac. Pallister. I genitori di Lucia Rizzi sono in ansia, la ragazzina è scomparsa domenica da Barletta, sono passati già 3 giorni, ha lasciato una lettera, dove si firma la tua pallina, rivolgendosi alla mamma, una lettera molto dolce. Sembra aver programmato questa fuga, ha soltanto 15 anni e dovrebbe essere con un giovane più grande di lei, di nome Michele, anche lui di Barletta. Chiunque abbia notizie contatti le forze dell'ordine. Lucia al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca con scritta sulla schiena Angels o Los Angeles, pantaloncini jeans, scarpe da ginnastica bianche, ha con sé una borsetta bianca. Lucia, 15 anni, vive con i genitori a Barletta. Domenica 23 giugno è uscita di casa nel pomeriggio per incontrarsi con gli amici ma non è più rientrata. Il suo cellulare risulta spento. Si sono perse le tracce di Alina, ragazza di soli 14 anni che nella giornata di domenica 16 giugno si è allontanata da casa e non vi ha fatto più ritorno. Alina vive a Roma, è alta 1,60 metri, con capelli e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera e pantaloncini verdi. Ha con sé il cellulare ma è senza documenti. Le forze dell'ordine hanno inviato pattuglie per tutta la zona, ma la ricerca sinora non ha dato frutti. Immaginando l'apprensione fu famiglia e amici, ci auguriamo tutti che Alina venga rintracciata, o si faccia viva, al più presto. Thomas Christopher Luciani, un ragazzo di 17 anni residente a Rosciano, è stato brutalmente assassinato con 25 coltellate in un parco nel centro di Pescara, per un debito di non più di 250 euro. Il delitto è avvenuto domenica pomeriggio al parco Baden-Powell, a pochi passi dal centro città e dalla stazione ferroviaria. Thomas è stato attirato in una zona non sorvegliata da 2 liceali sedicenni, uno figlio di un'avvocata e l'altro di un maresciallo dei carabinieri, entrambi appartenenti alla cosiddetta Pescara Bene. I due avrebbero usato un coltello, presumibilmente da sub, per infliggere circa 25 fendenti, continuando a colpirlo anche quando era già esanime a terra. Successivamente hanno nascosto il corpo tra le sterpaglie e si sono allontanati. Determinante per risolvere il caso è stata la testimonianza di un amico dei presunti assassini, che poche ore dopo il fatto, resosi conto della gravità dell'accaduto, ha lanciato l'allarme. Gli investigatori della polizia, diretti dal vice capo Mauro Sablone, hanno lavorato rapidamente, incrociando le testimonianze con le immagini delle telecamere presenti nei pressi del parco e dello stabilimento balneare. In poche ore, i presunti responsabili sono stati individuati e fermati. Durante il primo interrogatorio, i due ragazzi non hanno mostrato alcuna emozione o segno di pentimento. Attualmente sono in stato di fermo in un centro di prima accoglienza, in attesa dell'udienza di convalida prevista entro 4 giorni. L'arma del delitto non è ancora stata trovata, ma le ricerche da parte dei sonnozzatori dei vigili del fuoco continuano. Il medico legale Christian Dovidio, il capo della procura dei minori dell'Aquila David Mancini e il sostituto Angela Degidio sono intervenuti per le indagini. La questura di Pescara ha descritto l'evento come una drammatica vicenda, sottolineando l'incredibile disagio giovanile, la sorprendente carenza di empatia emotiva e l'incapacità di comprendere l'estremo disvalore delle azioni commesse, richiedendo un ampio approfondimento su tali atteggiamenti disfunzionali. Anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto sulla vicenda, esprimendo il suo sgomento per un evento così violento che coinvolge giovani ragazzi. Ha espresso il suo cordoglio ai familiari della vittima a nome personale e della giunta regionale, e ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro immediato intervento per garantire la sicurezza nella città di Pescara. Dopo aver nascosto il corpo di Thomas nella vegetazione, i due si sono allontanati e sono andati a fare il bagno al mare, dove hanno abbandonato il coltello usato nell'aggressione. Uno dei due, già dentro al parco, impugnava un coltello in modo evidente. Quando ho raggiunto un punto da cui potevo vedere chiaramente, ho notato Christopher a terra, sanguinante, e ho capito immediatamente che era stato accoltellato. Il primo aggressore continuava a infliggere colpi di coltello a Christopher, che giaceva a terra lamentandosi. Successivamente, anche l'altro ha preso un coltello e ha colpito più volte Christopher, che emetteva suoni di agonia. Ero paralizzato dalla paura e non ho avuto la forza di reagire. Nel suo racconto, il testimone aggiunge, mentre lo colpivano, gli dicevano di stare zitto, ancora più agghiacciante è la descrizione di come si è conclusa la serata, nonostante l'accaduto. Siamo andati al mare a fare il bagno nella spiaggia dello stabilimento Croce del Sud. Lì, il presunto killer si è disfatto del coltello, avvolto in un calzino sporco di sangue, lasciandolo dietro agli scogli sul lato del mare aperto. Ero davvero frastornato e ho capito che non potevo tenere tutto per me, così ho parlato prima con mio fratello e poi con i miei genitori, un altro ragazzo ha confermato la versione.
aggiungendo che il primo testimone aveva detto che mentre lo accoltellavano, lo insultavano. Ha anche ricordato che il testimone, quando è venuto fuori, era completamente giallo in viso e sembrava sul punto di svenire. Un terzo testimone ha raccontato che, mentre erano in spiaggia, i due presunti killer hanno fatto battute scherzose e irridenti sulla vittima, dicendo di mantenere il segreto sull'accaduto. Le telecamere di sorveglianza e i dettagli forniti dai testimoni hanno poi completato il quadro. Uno dei superstiti del naufragio del 17 giugno nel Mar Ionio è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal commissariato di Siderno, in collaborazione con la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, l'uomo avrebbe aggredito una ragazza irachena di 16 anni, figlia di un'altra superstite, mentre la barca a vela era già alla deriva, causandone la morte per soffocamento. Il fermo è stato emesso dalla procura di Locri e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha stabilito la detenzione in carcere. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Catanzaro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dal procuratore di Locri, Giuseppe Casciaro, si sono basate sulle testimonianze di alcuni migranti sopravvissuti, permettendo di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Questo tragico evento si aggiunge alla già drammatica sequenza di eventi legati al naufragio della barca a vela, affondata a circa 120 miglia dalle coste calabresi con a bordo circa 70 migranti. Dei naufraghi, solo 11 sono sopravvissuti. Una dodicesima migrante, recuperata ancora in vita, è morta durante il trasporto sulla motovedetta della Guardia Costiera verso il porto di Roccella Ionica. Finora, la Guardia Costiera ha recuperato 36 vittime, tra cui 15 minori, 8 maschi e 7 femmine. Si stima che oltre una ventina di persone siano ancora disperse, e le ricerche nell'area continuano con sorvoli aerei. La legge di Murphy afferma che se qualcosa può andar male, andrà male, e questa massima sembra descrivere perfettamente la sfortunata vicenda di un trentenne sudamericano avvenuta nei giorni scorsi a Rivoli. L'uomo, mentre scendeva dall'autobus, ha perso l'equilibrio ed è caduto, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Tuttavia, le sue disavventure non si sono concluse lì, appena dimesso e uscito dall'ospedale, è stato investito da un altro autobus. Dopo essere riuscito a uscire sulle sue gambe dal pronto soccorso, è stato nuovamente condotto all'interno, questa volta in condizioni più gravi e su una barella. Nonostante le diverse fratture e le visibili contusioni, l'uomo non è in pericolo di vita. La sequenza degli eventi è stata ricostruita grazie al lavoro congiunto dei carabinieri e della polizia locale, che sono intervenuti per mettere in sicurezza le aree interessate dagli incidenti e per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto, sia in corso Susa che davanti all'ospedale. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo era visibilmente ubriaco quando è caduto scendendo dal bus. Dopo essere stato ricoverato, probabilmente ancora sotto l'effetto dell'alcol, si è allontanato dalla sala visite e, uscito nel piazzale dell'ospedale, è stato investito da un autobus in retromarcia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!